Prima dello stick, gli appassionati erano soli, dispersi in ogni angolo d'Italia, senza Facebook, senza il web, senza la possibilità di scoprire chi fossero o quanti fossero. Ognuno pensava di essere l'unico appassionato di una saga di fantascienza che stava per portare sugli schermi il quarto entusiasmante capitolo. Tra quei pochi c'era qualcuno che però non si rassegnava alla solitudine e cominciava a tessere i primi contatti. Si posero così le basi per qualcosa che nessuno poteva ancora immaginare. Un manipolo di appassionati si ritagliò un piccolo spazio nell'angolo della dodicesima Italcon, la convention italiana di fantascienza, e vide la luce lo Star Trek Italian Club e la sua prima Stickcon. Gli amici cominciarono a passare parola e altri appassionati si unirono a loro. A 2 anni dal primo incontro, tra le cime innevate di Courmayeur spuntano i primi modellini e i primi costumi che fanno da sfondo alla seconda convention, dove lo Stick organizza giochi, proiezioni e dibattiti. I trekker italiani si ritrovano, finalmente insieme. Il teatro Titano fa da sfondo all'anteprima di The Next Generation e accoglie la prima sfilata dei variopinti costumi, che vede partecipare volti che rimarranno a bordo del club fino ad oggi. E il premio Italia come miglior fanzine va a... In un'epoca in cui le VHS spedite dagli amici americani arrivavano dopo 2 mesi via posta di superficie e non si potevano vedere sul normale videoregistratore di casa, lo Stick regala ai partecipanti della quarta convention l'anteprima di The Motion Picture con le scene inedite e alla fine la prima foto di gruppo della storia dello Stick. Era però venuto il momento di provare a volare da soli. Una chiesa sconsacrata accoglie risate e scenette della prima convention organizzata autonomamente dallo Stick e si tiene la prima edizione del Kobayashi Maru Game, il test di sopravvivenza notturno che diverte ancora oggi. Lo Stick conclude così la sua prima missione quinquennale. Ospitato un'ultima volta dalla FanCon in una splendida sala gremita, lo Stick annuncia un evento speciale. Roberto Beretta della Chic Video regala allo Stick l'anteprima nazionale di Rotta verso l'ignoto, portando la pellicola in versione originale che verrà proiettata al cinema. Un evento indimenticabile. L'Euromotel ospita partecipanti e attività con il patrocinio del comune. Si moltiplicano a dismisura gli incontri. Roberto Beretta, l'editore Armenia, Antonio Serra. E alle anteprime si affiancano le proiezioni della prima saletta non-stop. Per la prima volta i partecipanti possono mangiare tutti insieme. La convention e a tutti i soci che sono intervenuti. E la Kobayashi Maru infiamma gli animi fino al mattino. A un passo dalla splendida spiaggia, sfilate e incontri si affiancano alla neonata sala giochi e al primo materiale del grande Nagus Massimo. E arriva una sorpresa inaspettata. Joe Menosky, uno dei produttori di The Next Generation, diventa il primo ospite americano, inatteso, di una Stickcon. La suggestiva cornice di un lago accoglie alieni arrivati da ogni parte d'Italia. Tra giochi di ruolo dal vivo e ospiti come Fabrizio Margaria di Italia 1 e l'editore Fanucci, lo Stick è costretto alla sua unica convention a numero chiuso. Gli appassionati sono ormai tantissimi e hanno bisogno di spazio. La convention della capitale continua e consolida la tradizione di incontri, banchi vendita, giochi e costumi. È presente la ricostruzione della plancia della serie classica, preparata per il Salone del Libro di Torino. E arriva Gates McFadden,
prima ospite d'onore di una lunghissima lista. Si inaugura la duratura collaborazione tra Stick e Ultimo Avamposto Divisione Spazio. Franco Lapolla è tra gli ospiti italiani e George Takei sale sul palco divertendosi insieme a noi. Grazie. È l'ultima volta che i partecipanti si ritrovano in spazi troppo angusti per contenere la loro voglia di divertimento. Marca Laimo, un incontro speciale con i doppiatori di Star Trek, la Paramount Home Video, il primo prototipo del nucleo curvatura, condiscono la prima Stick-Con di Bellaria. Finalmente un centro congressi tutto nostro, con cui giocare e in cui ogni attività ha tutto lo spazio che vuole. Niente sarà più come prima. La Stick-Con a volte non è solo Star Trek. Si festeggia Spazio 1999 e il ritorno di Star Wars al cinema, aprendo a incontri con altri gruppi di appassionati. Ma è Voyager a farla da padrone, con Robert Picardo, un collegamento esclusivo con la produzione a Hollywood e un nuovo più grande motore a curvatura nella hall. L'ultima Stick-Con autunnale regala ben tre ospiti d'onore, due Klingon folli pronti a divertirsi e una mezza vulcaniana sempre sorridente. Ma oltre ai giochi c'è la scienza. Il professor Vedruccio presenta in anteprima il primo vero tricorder medico. Gli ospiti si moltiplicano e sono sempre più coinvolti nelle attività. Il sabato sera non si limita più ai soli costumi, ma vede sfilare intere astronavi. Le cose da raccontare cominciano a essere troppe per ricordarle tutte. E il meglio deve ancora venire. Il mitico Spock. Solo pochi anni prima sarebbe sembrato un sogno, ma Leonard Nimoy arriva alla Stick-Con con un saluto speciale ai presenti. All of you, I wish longa vita e prosperità. Nasce allora il Baby Club, dove i piccoli partecipanti giocano mentre i genitori si godono la convention e gli altri ospiti. Il Centro Congressi Europeo vede un'edizione che conta moltissimi ospiti di serie oltre Star Trek, guidati da una vera lady, Michelle Nichols. I quattro memorabili giorni vengono immortalati dal regista Roger Niggard nel documentario Trekkies 2 di Denise Crosby e vedono la presenza anche di Enzo Braschi. Nasce la collaborazione con Sci-Fi e gli attori ospiti si sentono talmente a casa da rendere la cena finale un evento imperdibile. Denise Crosby ci porta le scene inedite italiane di Trekkies 2 e i membri del comitato organizzatore vengono eliminati uno dopo l'altro in una parodia del Grande Fratello. Un'immensa scenografia prende vita nel centro congressi, il guardiano dell'eternità che fa da sfondo a un mito, il capitano Kirk, William Shatner, in persona. Natale Ciravolo, voce italiana di Kirk, e l'astronauta Umberto Guidoni sono la punta di diamante di una serie incredibile di altri ospiti, per una Stick-Con che resterà indelebile nella memoria di tutti. Un sacco di attori. Costumi che escono dal centro congressi, invadendo Bellaria. Uno spettacolare sabato sera all'insegna dell'improvvisazione e molto di più. Per festeggiare i primi 20 anni del club, si fanno le foto di classe e si spengono 20 candeline portate da soci che rappresentano ciascun anno di vita dello Stick. Jonathan Frakes guida il gruppo di attori che si prestano a veri e propri spettacoli sul palco. La kermesse dei costumi si fa sempre più colorata e la Kobayashi Maru si trasferisce per le strade di Bellaria. Ma la novità dell'anno è l'Unimatrice Zero, una attrazione che cambierà per sempre il volto della Stick-Con. L'attore più amato di The Next Generation arriva alla Stick-Con, Brent Spiner, interprete di Data. La sua voce italiana, Marco Mete, ci insegna a doppiare.
torna Robert Picardo. Conosciamo Von Armstrong e la divulgazione scientifica sposa la canzone ispirandosi a Star Trek. Una convention a tema Deep Space Nine con ospite il capitano Sisko, Avery Brooks, insieme a due amici cardassiani. Si celebra il 40° anniversario dello sbarco sulla Luna. Una scolaresca regala emozioni e le chiacchiere sull'ultimo film punteggiano un'altra convention densa di avvenimenti. L'affascinante capitano della Voyager, Kate Mulgrew, insieme alla simpatica Susie Plaxton, ci offrono pomeriggi piacevoli. Il disegnatore italiano David Messina ci regala intriganti aneddoti e torna a trovarci Umberto Guidoni. La raccolta benefica annuale è per l'Abruzzo e le scenografie la fanno da padrone. La sala Borg è sempre più grande e spuntano un teletrasporto e l'alcova Borg. Che una torta bellissima, come questo paese. La Sticcon non è solo ospiti e anteprime. Per 4 giorni il tempo si ferma e i problemi quotidiani svaniscono. La convention diventa l'occasione per far nascere amicizie che durano per la vita. È un momento d'incontro con amici che non vedono l'ora di rivedersi. Star Trek è solo il punto di partenza per condividere le proprie passioni con nuovi compagni d'avventura. In questi 25 anni sono nati affetti e amori. Qualcuno è cresciuto con noi, qualcun altro ci ha lasciato, ma non prima di passare il testimone alle generazioni future. Ma tutti hanno ricordato e ricorderanno questi 4 giorni come un momento indimenticabile delle proprie vite. Da un quarto di secolo, la Sticcon siete voi.